ancora nerissa. Quel nome perseguita Blank, come pizza al doppio formaggio che hanno soffiato a me. Blank, devi cogliere Sarina sul fatto. Mentre si trasforma o fa qualcosa... Prima c'era sopra strato di formaggio e poi sopra ancora un altro, tutto bello squagliato come il cuore di Blank. Devi starle addosso, ci siamo quasi. Blank le starà appiccicato come formaggio. Cosa fai qui? Ti tendo un agguato. Dopotutto, presto diventerò la tua matrigna cattiva. Complimenti, davvero. Tuo padre non scherzava quando mi ha detto che sei brava. E che cos'altro ti ha detto? Vediamo. Che ti piacciono le rane, che le tue amiche si chiamano Irma, Tarani, Cornelia e Aileen. E che parli al suo microonde come se fosse vivo. No, e che poi hai una cotta per un ragazzo di nome Matt. Wow, mi avete passato ai raggi X. Sta tranquilla. I tuoi segreti sono al sicuro con me. Tu sei l'ultima persona a cui confiderei dei segreti, Nerissa. Mi chiamo Sarina. Sarina, certo. Aio! Sono rimasta in comunione spirituale con la mia giungla per 24 ore, ma non ho scoperto dove si nasconda Nerissa. Forse si è defilata un attimo, ma tornerà presto. Se fosse qui, lo sapremmo. Già. A meno che... Per caso c'è un posto che la giungla non possa raggiungere? Le pietre con cui è costruito il mio palazzo vengono da questa cava. Questo è l'unico posto in cui Nerissa poteva nascondersi senza rischiare di essere trovata. Ottima deduzione, Will. Già, tu sì che riesci a pensare proprio come Nerissa. Coraggio, attacchiamola di sorpresa prima che sia lei ad attaccare noi. E prenditi quel cuore. Una volta per tutte. Dove scappi? Non hai ancora capito che è finita. Voi pensate ai cavalieri e noi ci occupiamo di Nerissa. Per fortuna anche Nerissa si occupa di voi. Sono intrappolate nella cava. Non per molto. Cornelia, sta attenta. Se la caverà, ma per ora è fuori combattimento. Cavoli, e come faremo a salvare Will e Cadma senza di lei? Un problema alla volta. Prima dobbiamo salvarci noi. Si riprenderà presto, sbrigati, Will.
Va e assorbi il cuore di Meridian nel cuore di Kandrakar. No. Che fai? Le ragazze avevano ragione. È un potere troppo grande per una persona. Non c'è alcun bisogno di assorbire un cuore nell'altro. La cosa più importante è liberare Ivan. Potremo liberarla solo quando il potere sarà al sicuro. Aspetta! Non temere. Ho assorbito il cuore di Meridian nel mio. Adesso che i due cuori sono uniti, ho nelle mie mani una forza inesauribile. Complimenti. Eh? La tua arroganza non ha limiti. Hai avuto la presunzione di credere che nessun potere, nemmeno il più grande e terribile, potesse sfuggire al tuo controllo. E questo rappresenta il punto debole della tua anima, Kalma. No! Ed è tutto quello che mi serve per tenerti in pugno. Ti garantisco che avrai più potere di quanto tu abbia mai avuto, Kadma, ma dovrai usarlo solo per me. Osservalo, hai davanti il sigillo di Nerissa. Due cuori in uno. Allora, chi è in vantaggio? Chi? Cos'è successo? Niente, il bello arriva adesso. Tarani, Aileen, venite qui. Hai un piano, vero? Ti prego, dimmi che ne hai uno. Sì, eccolo. Sto per usare il teletrasporto per la prima volta. Siete pronti? Ragazzi? Sì, che c'è? Oh, santo cielo, li ho messi nel muro. No, ma ci sei andata vicina. Meno male, io non credo che ci riproverò tanto presto. Nerissa ha praticamente vinto. Ha avuto quel che voleva. Kadma come sua preda e un secondo cuore come premio partita. Ma non ha preso il cuore di Kandrakar. E non ha preso te. E in più, ora sappiamo che non sei destinata a diventare una cattiva. Finalmente vi siete convinte. Ma ora Zamballa è senza regina, non ha la sua protettrice e non ha più la sua fonte di magia. Da questo momento sarò io la reggente del regno e come prima cosa vi bandisco tutti dal nostro mondo. Non voglio più nessuno che possa indurre Nerissa a ritornare. Detective Blanc non perde mai tracce dei sorvegliati, mai. Blanc non ha più voglia di parlare del suo lavoro. Non mi dire che l'hai persa di nuovo. È sparita un'ora fa, non è vero? Sarina? No, guarda! Ecco la ciliegina sulla torta di una pessima giornata da dimenticare. E va bene, allora vuol dire che è appena tornata. Sarina non si è mai mossa. Ha cucinato per Tony. Sarina è molto brava ragazza. Aspetta, non muoverti. Will! Ciao, tesoro. Ma che bella sorpresa. Ciao, papà. Non fare l'ipocrita. Potrei parlare con Sarina? Ciao, Will. Ciao. Senti, mi spiace, ma davvero non me l'aspettavo. Mio padre che sposa una completa sconosciuta, ma quello che importa è che voi insieme siete felici, giusto? Giusto. Il che significa che non sei la strega cattiva che credevo. Dico sul serio. Grazie. Lo spero. Perciò, benvenuta in famiglia. Credo che questo sia l'inizio di qualcosa di bello. Sarina è eccezionale. Con lei avrai un'altra persona che tiene a te. Un cuore in più non fa mai male. Un cuore in più? Ma sì, fa comodo.